Vabbè, ho deciso di sacrificare questo disco, vabbè, questo disco di Nickelback, sicuramente sì. Ho deciso di sacrificare questo stroboscopio, ne farò altro. Andiamo a fare una prova, un tentativo con questo motore che ho. Adesso ho un attimo perché la cosa bella è che questo motore qui ha una calettatura eccezionale. Allora, praticamente se mettiamo in caso questo motore girasse a 750 giri al minuto, noi praticamente con la frequenza della lampadina 50 Hz vedremo questo disco, questo disegno praticamente fermo. Scusate, ritorno un attimo indietro, ma vorrei mettere anche la rondella. Questi sono video che faccio senza montaggio perché l'argomento è un po' complicato, preferisco dilungarmi perché alla fin fine lo faccio per condividere, diciamo, questa passione. Quindi lasciamo stare i fronzoli del montaggio e andiamo un po' al sodo. Allora, proviamo, attacchiamo. Ecco qua. Come vedete, siamo sicuramente a una frequenza non adatta a per la televisione. Il motore sarebbe eccezionale, eh? Veramente. E adesso andiamo a provare questo, che è un motorino sincrono. Ho già provato a metterlo in moto, diciamo è abbastanza malconcio, è un rumoraccio, ne abbiamo due però. Quindi ecco qua, oh sorry. Speriamo rimanga attaccato il tutto. Ci dobbiamo mettere un po' di scotch. Anche in questo caso vediamo che non va assolutamente bene.